Salve a tutti amici, Apple ha da poco svelato tutte le novità di iOS 8 e sono veramente tantissime. Devo dire che finalmente Apple ha mostrato un bel coraggio e ha introdotto delle vere sostanziali modifiche. Allora, sono due paginate di appunti che mi sono preso perché è impossibile ricordarsi tutto a memoria. Cerco di partire dalle cose più essenziali. Allora, secondo me, come ho detto nel mio precedente video, il precedente problema di Apple era quello degli acquisti in app o degli acquisti da parte dei bambini. Ebbene, adesso è risolto il problema. Sarà possibile creare fino a 6 account per una famiglia associati a una carta o una prepagata. Questi account potranno essere settati come principali e secondari. I principali potranno acquistare senza nessun problema, i secondari potranno acquistare, ma prima verrà inviata una richiesta a un account principale. Quindi, un'altra conseguenza di questa modifica è che le app saranno centralizzate, quindi condividerete tutti i vostri acquisti con la vostra famiglia, con possibilità quindi di prendere delle applicazioni già acquistate da un altro membro della famiglia. Ottima decisione di Apple. Sarà possibile poi inserire i widget direttamente nella barra delle notifiche, quindi attenzione non nella home come Android, ma nella barra delle notifiche e anche ci sarà possibilità di interazione. Quindi veramente una grandissima novità. Sarà possibile proteggere delle applicazioni con le password, anche questa è una cosa veramente fondamentale. C'è anche l'introduzione di una nuova applicazione chiamata Health, che è un'applicazione fitness che si interfaccerà con numerosissimi hardware che sicuramente verranno rilasciati nel tempo e quindi sarà un'applicazione utilissima per tutti gli appassionati di sport. Poi abbiamo AirDrop che consentirà di trasferire file anche da OS X ad iOS. iCloud si trasforma in iCloud Drive e consentirà l'integrazione con PC e Mac. Abbiamo poi Continuity, che è un sistema che permette in pratica di iniziare un lavoro su un dispositivo Apple fisso o mobile e poi continuarlo, riprenderlo quindi da un altro di questi dispositivi. Questo si potrà fare anche dall'applicazione Mail, che consentirà appunto di iniziare una mail per poi finirla in un altro dispositivo che ha appunto Mail. Safari per iPad aggiunge una sidebar laterale e un sistema a schede. iMessage si arricchisce di funzioni tipiche dei social network, come ad esempio l'invio dei video messaggi o la localizzazione GPS, eccetera. Sarà possibile installare poi tastiere alternative e utilizzare lo swipe come in Android. Dovrebbe essere anche inserito un sistema di riconoscimento delle parole in base a quello che state per scrivere. Foto, l'applicazione Foto sarà dotata di funzioni nuove di ricerca e regolazioni. Si potrà svegliare Siri senza toccare nessun tasto, ma parlando e dicendo semplicemente Hey Siri. Vedrà anche l'integrazione di Shazam, che consentirà quindi di ricercare le canzoni direttamente tramite Siri, e la possibilità di dettare direttamente a Siri. App Store sarà dotato inoltre di un nuovo tipo di esplorazione, di raggruppamento delle app che permetterà un multisconto su pacchetti di applicazioni e queste app potranno anche interagire fra di loro, quindi estendendo la loro potenzialità. Numerose le novità anche per programmatori che vedono l'introduzione di un nuovo linguaggio di programmazione, si chiama Swift, e la sostituzione di OpenGL con il nuovo Metal che garantirà nuove prestazioni sicuramente nel videogaming soprattutto. Ebbene, credo di aver detto praticamente tutto, erano le novità principali, mi sarà sicuramente sfuggito qualcosina, ma sicuramente di piccolo. Comunque, purtroppo l'uscita non è imminente, si parla di autunno di questo anno, quindi autunno 2014 vedremo l'uscita di iOS 8. A breve sarà disponibile in versione beta per sviluppatori. Queste erano le novità. Sicuramente cominciano a colmare il gap che c'è tra Android e Apple. E vi lascio, un saluto a tutti.